Roberto De Socio, sindaco di Oratino, questa sera ad Agnone la festa dei fuochi rituali, presente anche la faglia, questo bellissimo rito che avete nel vostro comune. L'avete esportato, quali emozioni? Beh, un'emozione unica, come la manifestazione è unica, ovviamente c'è stato un gran lavoro prima d'intesa tra i vari comuni e poi ecco, abbiamo messo da parte i campanili di ogni singolo comune per fare questo evento che sicuramente è un'idea vincente, non solo insomma, per tutti i comuni che partecipano, ma credo proprio per tutta la regione Molise. Fare squadra sicuramente è quel quid in più che ci può dare una mano per promuovere il nostro Molise. Da Oratino avete risposto subito sì, subito presente, dietro di te proprio vediamo la faglia, ecco, com'è composta, spiegacela. Beh, la faglia, come potete vedere, è un intreccio di canne che vengono appunto vanno a formare questo grande cero, la tradizione proprio nostra del paese è quella del 24 dicembre, infatti viene portata dall'ingresso del paese fino davanti al sagrato della Chiesa Madre dove viene poi innalzata e ovviamente c'è un grande lavoro nei giorni precedenti perché insomma, per costruirla ci vuole tanta forza e insomma, un lavoro anche qua di squadra per realizzarla proprio. Infatti, quanto tempo ci avete messo? Ci vuole qualche settimana, ovviamente poi bisogna anche andare a prendere le canne, quindi insomma, un po' di tempo ci vuole. Sarà accesa, brucerà? Certo, l'accendiamo stasera davanti al Sagrato di Sant'Antonio sotto alle scale, è stato fatto pure qua diciamo, una sorta di struttura per poterla innalzare, quindi ecco, ci sono tutti i presupposti affinché venga una bellissima manifestazione. Siamo con Aurora Filacchione, la presidente della Proloco di Salcito. Questa sera la Proloco, il paese, promuove la Farchia qui alla Festa dei Fuochi Rituali di Agnone. In cosa consiste? Allora, il nostro è un evento che nasce molto spontaneo. Sono gruppi di giovani, di bambini che il giorno della vigilia di Natale, al suono della campana, si riuniscono e danno via questa sfilata per il paese a portare gli auguri alle famiglie. E le famiglie li ricevono con il vino, i dolci, le caramelle. È un modo di fraternità per stare insieme. Abbiamo colto l'invito di Agnone perché siamo una piccola comunità e fra un po' sparirà. E quindi vogliamo lasciare un segno nella storia dei fuochi che anche Salcito aveva la sua farchia e il suo rito. E allora perché no? Perché non ripartire da qui per promuovere questo rito anche da voi? Sicuramente ci proveremo, dobbiamo unirci, dobbiamo rinvigorire un po' il nostro spirito e questo è l'intento della Proloco e l'intento dell'amministrazione comunale, cercare di ricreare la comunità. Però ribadiamolo, Agnone ha chiamato, Salcito ha risposto subito sì ed è bellissimo veder collaborare insieme diversi comuni molisani. Sì, noi veramente ci siamo infilati, abbiamo scoperto questa cosa e ci siamo intrufolati, abbiamo detto o adesso o mai più. Allora vi siete imbucati. Ci siamo imbucati alla festa, ma ben felici di essere a questa festa. Ma sicuramente sarete accolti con il calore di tutti i fuochi. Per noi Agnone è una seconda casa, stiamo al di là del fiume ma siamo vicini, abbiamo le stesse culture e la stessa tradizione.
Con noi anche il sindaco di Montefalcone nel Sannio, Fabio Pasciullo. La Federazione dei Riti del Fuoco prende vita. Era un passaggio partito dall'anno scorso con un protocollo. Adesso si arriva davvero alla realizzazione di questo bellissimo spettacolo e voi portate la farchia. Esatto, e la conclusione, o meglio, è l'inizio di un sogno. Questo è un sogno che si avvera, perché abbiamo iniziato a lavorare dall'anno scorso, dalla firma del patto d'intesa. Un'idea partita inconsapevolmente dai due paesi, da Montefalcone e da Agnone, e dopo una telefonata con il sindaco, con il dottor Saia, il tutto ha iniziato a prendere forma. E quindi oggi, l'anno scorso c'era la pandemia che ha arrestato, se così possiamo dire, l'evento, diciamo, preannunciativo che annunciasse la nascita di questa intesa tra questi comuni. Quest'anno siamo qui con un evento di una notevole importanza e siamo contentissimi, io in prima persona, perché sono il fautore di questa idea e quindi sono contento di portare avanti questa tradizione e di coinvolgere gli altri paesi che in Molise rievocano un rito simile al nostro, che è la farchia. Ed è proprio bello fare rete, perché è nell'unione che poi nasce la forza, lo dimostra questa serata molto partecipata, molto viva. Ecco, ma nel dettaglio la vostra farchia com'è fatta? Allora, la nostra farchia è costruita con materiali, con legname di bosco, quindi roverella, pioppo, quercia, e per questo motivo è differente dalle altre a livello tecnico, a livello costruttivo. È un'unica torcia, se così possiamo dire, chiamarla, dove ha un'estremità, ha un piede che le permette di restare in piedi, quindi di poggiarla verticalmente, e viene trasportata mentre orizzontalmente. Storicamente la farchia veniva utilizzata, dalle testimonianze che siamo riusciti a raccogliere, veniva utilizzata per illuminare il cammino degli abitanti, dei cittadini che vivevano fuori dal paese, però ha radici molto più antiche. C'è chi dice che è tramandato, è un rito pagano che poi è stato tramandato e trasformato dal cristianesimo. Una cosa è certa, che è un fuoco sacro che veniva e viene tuttora rievocato la sera della vigilia di Natale. Sulla faglia di Oratino, Giusy, di soli 13 anni, inaugurerai questo percorso della prima edizione della Festa dei Fuochi Rituali. Ti senti emozionata? Ecco, e porti con te un messaggio particolare, perché rappresenti la speranza delle aree interne, una giovane ragazza che ama le tradizioni di questo territorio e quindi si spera che le porterà con sé, le conserverà, le farà vivere nei paesi coinvolti. Sì, è da molti anni che comunque partecipo all'andocciata, da quando sono piccola, e spero di poter continuare a portare avanti questa tradizione.